Plants vs. Zombies, Heroes, the lawn of a new battle. Oh ragazzi, rieccovi qua, ben ritrovati sul mio canale Licico che vi parla. Eccomi anche a me qua, ritornato sul mio canale dopo un periodo in cui ero assente. Chiaramente il motivo principale della mia assenza è dovuta a causa del computer, del mio computer personale, che all'improvviso ha deciso di abbandonarmi, e quindi sono stato costretto a spendere un paio di settimane per metterlo a posto, aggiustarlo, cambiare alcuni pezzi che avendo la loro età, insomma, giunti a questo punto, mi impedivano di continuare con le serie principali sul mio canale. Come al solito facciamo finta di niente, e in questo episodio vorrei proseguire con la serie principale su Piante contro Zombie Eroi. L'ennesima volta che ritorno su questo gioco, perché per l'ennesima volta riceve un nuovo contenuto. Come al solito io sono in ritardo, però vorrei comunque farveli notare questi contenuti, anche se per voi forse non sono nuovi, perché poi il contenuto principale che sarà mostrato in questo episodio attiene molto all'ultimo aggiornamento. Di quale aggiornamento sto parlando, ragazzi? È l'aggiornamento di luglio, che porta con sé delle modifiche per quanto riguarda la rarità delle carte, per quanto riguarda le loro caratteristiche e i loro costi, ma porta con sé anche nuovi eroi. Due nuovi eroi che ho anticipato come al solito in passato, e che con questo aggiornamento finalmente sono dati disponibili da sbloccare, poi utilizzare chiaramente nel giocatore singolo e nel multigiocatore. Di quali personaggi stiamo parlando? Stiamo parlando, se entriamo qua in collezione, il primo per la fazione delle piante, Beta Carotina, eccola qua, appartenente alle due categorie guardiani e furboni, quindi le stesse categorie del cedro. E le sue specifiche abilità sono le seguenti: sradicamento del vessillo, quando entra in gioco sposta un'altra pianta o zombie; tenente carotone, gioco di squadra, quando entra in gioco evoca una radice; seme iperveloce, evoca due trucchi, e la sua abilità particolare speciale è amplificazione genetica, evoca una pianta che costa due soli, ottiene +1/+1 anfibio e gioco di squadra. Quindi queste sono le sue abilità. E una piccola nota su queste abilità, in particolare su due di esse, è che se notate bene, queste due, il primo e il secondo, sono vere e proprie piante, quindi se le utilizzate praticamente vi fanno spawnare questi due personaggi, che poi avranno l'abilità che è descritta qua sulla carta. Questa è la pianta eroe, appunto, per la fazione delle piante. E invece nella fazione degli zombie abbiamo lui. Si tratta di Enormo Gigante, categoria cervellosi e categoria furtivi, quindi le stesse categorie di Super Zomb. E le sue abilità sono asse da stiro, colpo perfetto mentre in ambiente tiene +1/+1, quindi un'altra abilità che si trasforma in un personaggio vero e proprio che potete giocare. Seconda abilità, stazione teletrasporto, inizio del turno se c'è uno zombie in questa fila ottiene teletrasporto. Terza abilità, luna dei ghiacci, i zombie in questa fila ottengono soppressione, quando entrano in gioco congela tutte le piante in questa fila. E la sua abilità speciale, creatore del terrore 10.000, evoca un ambiente, tutte le carte nella tua mano costano un cervello in meno. Benissimo, detto questo, se notate attentamente solo uno dei due è sbloccato. L'ho sbloccato questo perché il gioco ci dà disponibile da sbloccare questi personaggi in ordine, quindi per ora potete solo e solamente acquisire Beta Carotina acquistando questi particolari pacchetti che vede lei come personaggio principale. Questi pacchetti includono tutte le carte del gioco e, oltre alle carte, appunto, la possibilità di sbloccare questo personaggio. Questa promozione durerà ancora 6 giorni. Sono quasi sicuro che alla fine di questi 6 giorni entrerà in gioco l'altra promozione che vi darà la possibilità di acquisire il personaggio nella fazione dei zombie, ossia Enormo Gigante. Detto questo, entriamo in dettaglio del aggiornamento di luglio. Oltre ai due personaggi, ragazzi, vi parlavo anche delle carte, o non tutte, alcune, che sono state modificate. In che modo? Su 3 livelli
sulla rarità, sul costo e sull'abilità. Vorrei andare veloce con loro, perché così abbiamo più tempo per vedere in dettaglio il nuovo personaggio, Beta Carotina, e i suoi mazzi che ho costruito per lei. E quindi velocemente iniziamo con la fazione delle piante. Vediamo in dettaglio queste carte che sono state modificate con il nuovo aggiornamento, iniziando dal Devastanoce, che è diventato super raro, eccolo qua, e anche Guacodrillo, quindi anche lui è diventato super raro. Vado solo con i personaggi super rari e leggendari, come al solito ragazzi. Ci sono anche carte che sono state modificate, passate da base a rare, però non vado in dettaglio di quelle. E quindi queste sono le due carte super rare per la fazione delle piante nella categoria guardiano, e la carta leggendaria, quella che è stata promossa da super rara la leggendaria, è Papaveri Scoppiettanti. Oltre al fatto di essere leggendaria, ha anche una nuova abilità, ossia che gli amichetti spawnati vi fanno curare ognuno per due. E ultimo, ma non meno importante, è la carta leggendaria Bowling di Noce, che è stata ridotta del proprio costo da 10 a 9, quindi adesso costa 9 soli. Categoria Kaboom, abbiamo Punitorcino, promosso da raro a super raro, e Ciliegie Esplosive, anche loro da rare a super rare. Invece la leggendaria che è stata promossa, chi si tratta? Si tratta del Pino Clone. Inoltre, due piante sono state modificate per quanto riguarda le loro caratteristiche. Sergente Superbacca da difesa 3 è passato a difesa 4, quindi adesso è un 4-4. E infine Chicco di Mais da 5-5 è passato a 6-6. Categoria Gigante, abbiamo Ottimo Party. Oltre al fatto che è diventato super raro, da raro è anche 2-2, prima era 2-1. E la seconda super rara è la carta Pugilseme, quindi anche lui super raro. Germoglio Bestiale invece è diventata la carta leggendaria. Poi categoria Furbone, Semi di Fagioli Magici sono diventati super rari. Inoltre è cambiata anche la loro abilità, perché vi fa pescare una carta, oltre che mischiarvi questi fagioli magici nel mazzo. Seconda super rara, Schiaccia Zombie Invernale. Banana Cervellotti, che è diventata leggendario, ha anche 4 di attacco, prima aveva 3. Il leggendario Cocomero Invernale costa 6 invece che 7, ha anche difesa 5 invece che 4. Il Grande Zucchini, che è da 6-6 è diventato 7-7. E infine Bocca di Drago, da 1 di difesa adesso ha 2 di difesa. Spero di non saltare niente di importante, ragazzi. Se notate voi qua qualche differenza, scrivetemelo sotto nel video, perché vado un po' veloce. L'ultima categoria nella fazione delle piante, la categoria stellare, vede nuove carte super rare, come ad esempio il secondo miglior attacco di sempre e Fagiolo Laser. Inoltre Mastica Zombie, che da 2-1 è diventato 2-2, Rosa di Rovo, che da adesso costa 4 soli invece che 6 soli, quindi un'interessante modifica. E infine Girasoli Gemelli, che se non sbaglio dal costo di 3 soli è stata ridotta a 2, quindi adesso costa 2 soli, ma anche 1 di difesa invece che 2. Passando invece alla fazione degli zombie, abbiamo la Gattara super rara e Zombie Orco degli Abissi, che oltre al fatto di essere diventato super raro è anche 7-7 invece che 6-6. Leggendario è diventato l'Orco Infermiere, che da 4-6 è diventato 6-6, quindi un ottimo miglioramento. In più il leggendario Zombie Poliparo non è più oltre tomba, bensì ritorna in mano ogni volta che viene distrutto, quindi praticamente lo potete rigiocare all'infinito. Interessante. Categoria Cervelloso, abbiamo l'Elettricista, che è diventato super raro, e Scienza Missilistica. Invece leggendario è Teletrasporto. Tecnico di Portale costa 5 cervelli invece che 6. Poi categoria Pazzo, abbiamo Istruttore di Aerobica super raro, e da 1-3 è diventata 2-3. E secondo super raro è Zombie Fuochi d'Artificio. Leggendario invece è la Valchiria. Banchetto degli Orchi, da 12 cervelli è stata ridotta il costo a 11, quindi 11 cervelli per questo trucco. Discotron 3000 adesso è Lapide. Categoria Caloroso, abbiamo Giardiniere Paesaggista, diventato super raro, e Erbicida anche. Leggendario invece è Red Zombie, che ha acquisito anche 2 di attacco, prima aveva 0. Mascotte della squadra, da 1-3 adesso è 1-4, quindi 4 di difesa. Zombie
allenatore da 2-3 è diventato 3-3, zombie fuori classe da 5 di difesa adesso ha 6 corazzato, quindi potenzialmente 4-7, e concludendo con l'ultima categoria nella fazione di zombie, la categoria furtivo, poco salterino, super raro, zombolino rifiuto tossico e leggendario scavatombe mescolato. Benissimo ragazzi, queste sono state le modifiche. Come al solito vorrei commentare, aggiungere un sacco di cose su questo aggiornamento, però è inutile, non... i miei discorsi non è che possano cambiare chissà cosa. Sapete ormai che sono non vado molto d'accordo con questi cambiamenti, soprattutto con la rarità delle carte che viene modificata, perché questo va sempre a svantaggiare i nuovi utilizzatori, i nuovi giocatori, e ciò non va mai a favore del gioco stesso. Però se queste sono le scelte degli sviluppatori, non possiamo far altro che accettarle. Il contenuto principale di questo episodio è chiaramente il nuovo personaggio, ragazzi, Beta Carotina, che sono riuscito a sbloccare acquisendo appunto i nuovi pacchetti. Con lei porterò sia nel multigiocatore, ma prima nel giocatore singolo, due mazzi costruiti con lei e costruiti anche intorno a una specifica categoria, iniziando con il primo intitolato Anfibio, perché appunto ruota intorno a questa categoria. Eccolo qua il mazzo presente per voi, disponibile. Velocemente vi faccio notare solo le novità, partendo da questa che è una carta evento e che ho deciso di mostrarvi in questo episodio piuttosto che a parte nella serie secondaria, perché oltre a lui ho altri personaggi bloccati dell'evento settimanale, quindi per la serie secondaria avrò episodi con altri personaggi piuttosto che con questo. La particolarità è che ha caccia, ma che ha anche anfibio, quindi molto utile per questo mazzo. E insieme a lui abbiamo anche due coppie di questa leggendaria del secondo set di carte. Si tratta di Frutto del Drago di materia nera, quindi fortunato con questo personaggio perché ho due coppie. Quindi questo è il mazzo anfibio, ragazzi. Velocemente andiamo in dettaglio di queste carte: 3 coppie dell'Iris Piona, 4 coppie della Cannocchia, 3 coppie del Rovo, 4 coppie del Perorso, 3 coppie del Fiore di Maggio, 4 coppie della carta ambiente Pantano dell'Intuizione, 2 coppie dell'Erba Serpentina, 3 coppie del Guacodrillo, 4 coppie del Legumarin, 4 coppie del Soffiafoglie, 4 coppie del Banana Cervellotica e 2 coppie del Frutto di Drago di materia nera. Perfetto. E invece il secondo mazzo, intitolato La causa alla radice, perché è il mazzo che viene mostrato qua, già precostruito per voi con l'eroe Beta Carotina. Quello che ho fatto è riprenderlo e completarlo, perché appunto quel mazzo non era completo, perché mi mancava una coppia sia dell'Iris Piora sia dell'Aglio, e quindi ho dovuto fare delle modifiche. Le modifiche in pratica sono state le seguenti: ossia ho aggiunto solo e solamente 3 coppie di questo trucco fotosintetizzatore al posto delle due coppie mancanti sottolineate prima, e una coppia dell'ambiente campo di forza. Quindi questo è il mazzo. In dettaglio abbiamo 3 coppie dell'Aglio, 3 coppie del fotosintetizzatore, 3 coppie dell'Iris, 4 coppie del Rovo, 3 coppie del Mangiatombe, 4 coppie della Panterna, 4 coppie del Ravanello di Salvataggio, 2 coppie di questo ambiente, 4 coppie del Lord Amido, 4 coppie delle Barbabietole Tenaci, 4 coppie della Topa di Rovi, e anche qua non manca la leggendaria Frutto del Drago di materia nera. Perfetto, perfetto ragazzi. Abbiamo loro due e iniziamo con la modalità giocatore singolo. Andiamo nella fazione delle piante e facciamo l'ultimo livello contro Professor Cervellide. Siamo pronti ragazzi, preparatevi, prendete posto, perché è giunto il momento di vedere in azione questo nuovo eroe con le proprie abilità. Andiamo. E iniziamo con queste carte. Ok, Topa la sostituiamo, costa un po' troppo e ci ritorna. Ok, una planterna la possiamo togliere. Andiamo così, citiamo l'altra copia della planterna, speriamo di pescare l'altra carta ambiente, il Rovo. Andiamo così. Oltre a lei ragazzi vedrete anche 9 carte, carte del secondo set, perché fino a questo punto ne ho mostrate pochissime, 2 in particolare, entrambe appartenenti alla categoria Kaboom se non sbaglio, quindi... E partiamo con la sua abilità speciale, amplificazione genetica, quindi la utilizziamo subito. Peschiamo questa pianta che costa 2 soli e che... ah, sia gioco di squadra e anche anfibio, ma che riceve anche +1/+1. Beh, abbiamo pescato questa noce.
Ok. La particolarità di questa missione è che Professor Zombotron... no, non Professor Zombotron, scusate, non... Confondiamoci con... la leggenda del signor Professor Zombotron con Professor Cervelide. Dicevo, il Professor Cervelide in questa missione ha questa abilità, ossia Eureka, che in pratica si sostituisce ogni volta che la utilizza. Quindi lo accompagna per tutta la partita. Una lapide con costo 2. Che facciamo? Utilizziamo... che può essere? Un po' di tutto, visto che ha usato Eureka. Un po' di tutto. Sì, facciamolo. E passiamo il turno. Ok, era una conga. Una carta evento che non è ancora disponibile da sbloccare. Zombolino lancia zombolini. Dovevo farvi notare anche queste nuove carte che sono state aggiunte con il nuovo aggiornamento. Carte evento. Lo farò a fine episodio, ragazzi. Però zombolino lancia zombolini, appunto una di quelle. Quando viene danneggiato genera un zombolino qualsiasi che costa 2 cervelli o meno in una fila casuale. Quindi un'altra carta zombolino. A difesa 3. A questo punto giochiamo planterna e passiamo il turno. Spero non faccia spawnare un... zombolino ninja o tossico. Sarebbe il peggio. Ah, tacchino rizzo. Ok. Non è il peggio, ma neanche il meglio. Lord Amido. 4 cervelli. Che fa con 4 cervelli? A galline. Comunque. Giochiamo Lord Amido, ragazzi. Lord Amido ha questa fantastica abilità. Ogni volta giochiamo una radice ottiene +1/+1. E all'inizio del turno ci fa pescare una radice a caso. Quindi praticamente è il cuore di questa categoria. Categoria radice. Sì. Notate bene questa abilità del professore. Fa male perché pesca fino al limite. Pratica, non si può difendere così. Ok, non può essere danneggiato in questo turno. Comunque, noi pariamo e peschiamo 2 abilità. Sì, facciamolo. 2 abilità a caso. Benissimo. Quinto turno. Amido ci fa pescare una radice a caso. Un altro amido. Grande. Ok, dobbiamo togliere di mezzo quel delfinerizzo perché abbiamo pochissime risposte sulla fila acquatica, tranne questa noce. Che però ci serve in altri casi, quindi... Banana te, amico. Aglio qua, viene potenziato. Che facciamo? Proteggiamo Planterna o Lord Amido? Lord Amido è più... importante. In questo caso, con un cervello cosa fa? Ah, questo ambiente. Ok. Lo sostituirò nei prossimi turni con una delle mie carte ambiente. Si è beccato avanzi. Tanto siamo a posto. Pochissimi danni per adesso. Un'altra radice. Oh, anelli di cipolla. Fantastica, leggendaria. Giocarla in questo caso è controproducente, visto che abbiamo 2 copie della toppa di rovi in mano, e trasformarle in 4-4 non è che serva tanto. Caspita, ha giocato una carta che costa 6. Carta costa 6 nella fazione di zombie. Discotron, sarà Discotron forse. Forse sì, forse no. Chi lo sa. Tanto facciamo così e aumentiamo la difesa del Lord Amido. E siamo a posto. Grande, abbiamo pescato un'altra carta ambiente. Ah, ecco di chi si tratta. Faraone immortale. Povero aglio. Ah, l'ha spostato là. Me l'ho scordato dell'abilità dell'aglio. Già settimo turno. Terza copia della toppa di rovi. Abbiamo... troppe carte adesso. Troppe carte. Un altro zombie che costa 5 cervelli. Allora facciamo così. Planterna qua. 6-6. Un girasole qua. E Iris. Devo fare al contrario. Devo iniziare con Iris per capire chi stava dentro questa lapide. Però comunque. Ah, Crioieti. Dannazione. Chi congela? Planterna. Ah no, quello. Ok.
tiene un altro attacco. Quindi si elimineranno a vicenda. Lui ha la lanterna. Cadetto. Ok. Paio di leggendari in questa partita, eh. Grande. Altre tre carte. La battaglia delle carte qua. Sacco di radici. Ah, quattro tope. Ragazzi. Wow, 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 cos'è sta storia? Chi ha giocato qua? Ninja spaziale. Che tu sia dannato. Il faraone schiatta. Zombie caffè no, quindi dobbiamo giocare lui. Qua. Giochiamo te, quanto ottiene? Caspita. Super barban vedi. 13-13. L'ho lasciato stare al ninja perché comunque pareremo, quindi la sua abilità non entrerà in gioco. Per nostra fortuna. Il faraone fuori dai meloni. Sì, giochiamo lui. Evochiamo un'altra radice. Altri anelli. Perfetto. Ah, e viene anche potenziato perché è radice a quanto pare. Sì. Benissimo. Vanno molto d'accordo, ragazzi, il mazzo radice con beta carotina, perché ha queste abilità che favoriscono questa categoria. Se l'avete notato bene. Chi è qua? Giullare, eh? Giullare, giullare. Braccio di ferro, sì, 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 sì. Toppa qua. Viene potenziata. Spostiamo qualcuno. È l'unico che possiamo spostare. Però no, no. Che spostiamo? Non spostiamo bel niente. Giochiamo l'ambiente qua. Così il ninja se ne va. Se ne va via. E la top attacca direttamente. Altre carte. Non capisco perché pesca fino al limite. Non ho capito che non può parare così. Ah, cervellide, cervellide. Benissimo. Ditemi come può vincere Professor Cervellide in questo caso. Con queste tope in mano. Ah, ragazzi. Grande. Noi non la possiamo giocare a gioco di squadra. Ok. Yeti. Chi è questo? Zombolino esplosivo. Allora. E qua. Spostiamo il girasole davanti alla topa. Giochiamo l'ambiente qua. Fotosintetizzatore sull'amido. Grande, un'altra leggendaria. Che partita, ragazzi. Che partita. Guardate anche voi che sta succedendo qua. Sul campo da battaglia e in mano. È l'effetto del secondo set di carte, ragazzi. Avete l'imbarazzo della scelta con queste carte. Ci stiamo avvicinando alla nostra vittoria, però. Qua. Ha poco da fare, Professor Cervellide, per uscire vivo da questo scontro. Allora, non possiamo giocare niente, a quanto pare, quindi passiamo il turno. Vediamo cosa fa. Cosa fa con 9 cervelli? Pesca altre carte. L'unica cosa che sa fare, insomma. Bene.
Lord Amido è fuori dal gioco. Credo sia arrivato anche il momento giusto, insomma. Dopo tutte queste radici ci siamo beccati. Eh sì, l'ha perso. Direi proprio di sì. E quindi avete notato benissimo la vera forza di questo mazzo, ragazzi. E anche della nuova pianta, con le sue abilità. Ok, mi sono reso conto, ragazzi, che ho perso un bel po' di tempo in questo episodio parlandovi appunto delle novità del nuovo aggiornamento, e quindi non credo di passare anche nel multigiocatore con la pianta eroe in questo episodio. Lo farò nei successivi episodi, per adesso mi limiterò con lei solo e solamente nel giocatore singolo a farvi vedere appunto questi due nuovi mazzi. Detto questo, scegliamo l'altro mazzo, mazzo anfibi, e saltiamo nuovamente in questa missione. Faccio vedere anche la forza di questo mazzo, come lo potete giocare, e quindi vediamo un po' qua. Soffia foglie, cannocchia e i due ambienti. Andiamo così. Anche questa abilità. Benissimo. Non gioca niente, quindi giochiamo lui qua. Evochiamo una radice e passiamo il turno. Ah, quest'altra abilità. A quanto pare lo gioca là sulla fila centrale. No, orcologa, dannazione. Abbiamo la risposta in questo turno contro di lei. Sperando che non ce lo faccia fuori questo povero nostro cagnolino. Giochiamolo. Non vogliamo assolutamente che sfrutti l'abilità dell'orcologo. Casomai peschi qualche orco da questo, da questa abilità. Si rifornisce per adesso, il che è un bene per noi. Ah, fortunata con questo orcologo. Siamo stati costretti a usare la cannocchia. Ah no. Ambiente. Passiamo al turno. Molto bene, molto bene. Ci proteggiamo per adesso. Ci serve l'Egumarin. Ah, farai anche tu una brutta fine, amico. Siamo in vantaggio rispetto a questi avversari nel giocatore singolo, ragazzi, perché loro non possiedono le carte ambiente, a meno che non le peschino grazie a particolari trucchi, come ad esempio Eureka, nel caso del professor Cervellide. Quindi questo è un vantaggio per noi. Allora, giochiamo soffia foglie qua con ambiente. Quando entra in ambiente fa rimbalzare uno zombie, quindi molto bene. Iris anche. Siamo a posto. Ci serve solo l'Egumarin per potenziare i nostri anfibi. Aspettiamo solo lui. Si dà una mossa a uscire da questo mazzo. Guacodrillo. vuole proprio attaccare direttamente. Non capisco perché l'ha giocato qua. Allora, che facciamo? Un'altra volta soffia foglia. Giochiamo guacodrillo e passiamo al turno. Pietra rotolante. Stiamo ritornando alla pari con la vita, che è un bene. Un altro fiore. Oh, oh, attenzione, attenzione. Soffia foglie. Fiore di maggio. Lo giochiamo in prima fila perché così abbiamo la sicurezza che ci faccia pescare una carta invece che sulla fila di destra. Però in questo caso, a quanto pare, era non faceva differenza, visto che professore ha 10 carte in mano, quindi non può parare. Non ho messo in calcolo la sua ignoranza. come potevo farlo? È un professore, d'altronde. Amico, amico, che mi combini? Carotiglieria qua e fiori di maggio qua. Mi sta rovinando da solo con queste carte che pesca.
Bene. Partita più facile rispetto a quella di prima. Professor, professor. Oh, un altro leggendario, signore della guerra intergalattica. Tennista. Poi? Qualcos'altro? Zombolino tossico. Ho capito, vai, sprecato tutti i cervelli. Così. Fatemi pensare qua. Facciamo così. E facciamo rimbalzare. Chi facciamo rimbalzare? Zombolino tossico. Ballerini. Hai fatto male. Molto male. A usare quell'abilità adesso. Ah, grande. Fagiolo lunare. Comunque, abbiamo pescato anche banane. L'unica cosa che ci serviva in questo caso contro il professor Cervellide. Visto che lui si è lasciato dietro tutti questi cervelli. Da utilizzare come trucchi. Sì, abbiamo vinto già. Dove giochiamo? Banana. Facciamolo qua. E per orso qua. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ragazzi. Grande pescata. La banana ci ha assicurato la vittoria. Perfetto, perfetto. Avete visto dunque questi due mazzi. Avete visto il nuovo eroe per la fazione delle piante. E per concludere questo episodio passiamo nuovamente in collezione e vediamo le carte evento che verranno successivamente nell'evento settimanale. Ovviamente iniziamo con la categoria guardiano. Abbiamo Non ti scordar di noci. Grande nome. Fiore noce pianta. Attacco 2, difesa 1, costa un sole. I trucchi degli zombie costano un cervello in più. Grande, quindi praticamente giocandola al primo turno avete la sicurezza che l'avversario non giochi nessun trucco. Poi categoria kaboom. Abbiamo melagranata atomica. Frutto pianta, attacco 4, difesa 2, costo 5 soli, quando viene distrutto genera piantine nella fila accanto, le piantine già sapete cosa siano, o piantina, in questo caso. Non mi ricordo se questa carta evento sia stata aggiunta con il nuovo aggiornamento, però, e non ricordo che ve l'abbia mostrata, quindi ve la mostro adesso. Si tratta della carta evento cricca di semi, attacco 1, difesa 1, costo 1 sole, fagiolo, spara semi, pianta, quando entra in gioco mescola 2 cricche di semi nel tuo mazzo, fino alla fine della partita tutte le cricche di semi ottengono più 1, più 1. E se non sbaglio questa carta sarà protagonista nel prossimo evento settimanale. Categoria furbone, la carta disponibile in questa settimana da sbloccare si tratta della lancia linfa, attacco 5, difesa 3, costo 6 soli, quando entra in gioco genera un ambiente logo linfatico, la cui caratteristica è gli zombie in questa fila ottengono meno 3. Passando invece alla fazione degli zombie, abbiamo nella categoria bestiale capra volante 3000, costo 3 cervelli, attacco 1, difesa 3, escienza cucciolo zombie e anfibio, quando entra in gioco un altro zombie ottiene più 2 più 2, quando viene danneggiata fa rimbalzare questa capra. Eccola, l'over capra che ritorna, o che torna, impiante contro zombie eroi. Da Garden of Fair 2. Categoria cervelosi, ragazzi, un paio di novità. Carta trucco cervello pensante, costo 4 cervelli, gourmet trucco, evoca 2 superpoteri. Poi zombie fontaniere, costo 6 cervelli, attacco 3, difesa 6, corazzato 1, colpo perfetto, frenesia, bersaglio mancato 2, antieroe 3. Un tuttofare della vostra cucina. Però non chiamatelo perché vi farà tutt'altro che lavoro pulito questo zombie. E infine abbiamo la carta evento trucco luna storta, costo 7 cervelli, trasforma tutti gli zombie in zombie casuali che costano 5 cervelli o meno. Categoria caloroso,
abbiamo lei, insegnante di zombologia, attacco 2, difesa 1 costa un cervello, i trucchi dei zombie costano un cervello in meno. Quindi sì, per la fazione delle piante abbiamo visto prima quel fiore noce che aumentava il costo dei trucchi dei zombie di 1, questa invece li riduce, quindi due abilità che si eliminano a vicenda. E per concludere, nella categoria furtivo, la carta evento che avete visto nella partita precedente, Zombolino lancia zombolini. Attacco 1, difesa 3, costo 2 cervelli, zombolino zombie. Quando viene danneggiato, genera uno zombolino qualsiasi che costa 2 cervelli o meno in una fila casuale. Perfetto ragazzi, perfetto. Questi sono stati i contenuti principali di questo episodio. Come al solito vi ringrazio per la vostra presenza, per essere rimasti fino a questo punto. Lasciate le vostre opinioni sotto questo episodio riguardo a qualsiasi cosa, a qualsiasi dubbio voi abbiate. Detto questo, vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Qui è tutto, un saluto, bella.